A che punto siamo con il piano nazionale di ripresa e resilienza? A due mesi dalla modifica apportata dal governo di centrodestra, non si hanno informazioni dettagliate su questo programma. Non si comprende a che punto sono gli avanzamenti dei progetti, qual è la spesa effettiva che è stata destinata allo stesso piano nazionale di ripresa e resilienza e soprattutto eh, non si riesce a capire eh, quanto di queste risorse sono destinate per fare determinate cose piuttosto che altre insomma parliamo di terza tranche di quarta tranche ma sul piano nazionale di ripresa e resilienza sembra essere calata una sorta di coltre di nebbia che non mette nelle condizioni gli operatori dell'informazione, ma anche eh, le associazioni di categoria, coloro i quali insomma sono deputati ad analizzare questi dati, ad avere appunto informazioni dettagliate su come si stia procedendo. E il piano nazionale di ripresa e resilienza ha come spirito fondante anche quello della trasparenza, un elemento che dovrebbe essere un discrimine nell'azione che si vuole perseguire. E invece questo piano, ripetiamo, al di là degli annunci trionfalistici del ministro Fitto o del premier Meloni, è un piano di cui non si ha alcuna contezza.